Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video assaggio barra recensione. Oggi sono qui per fare la metà dell'altro video che vi ho accennato già l'altra volta e quindi oggi siamo qui per provare quattro prodotti, due uguali ma altri un po' diversi, quindi ci sarà un po' un mix. Allora, iniziamo da trovate sempre questi prodotti sul supplement, aprite l'info box che qualsiasi cosa che io vi dico, trovate il link, aprite l'info box perché trovate tutto. Allora, oggi iniziamo a provare questi pancake della Nano, spedizione natalizia. Che raga, ma quanto è bello! Sembra tipo quei maglioni di lana, ma non lo so, troppo troppo bello, eccolo qua. Allora, praticamente speculation, io spero che si pronuncia così, che è un biscotto tipico dei Paesi Bassi, che sarebbe cannella, fatto molto speziato con cannella, chiodi di garofano e cardamomo. Io ho un po' paura perché poi all'interno come farcitura c'è il caramello. Io mo dico un po' il mio parere così, forse che non so, una crema al latte. Era meglio, perché secondo me è troppo troppo forte come biscotto, però andiamo a vedere, siamo proprio qua per dare la recensione, però secondo me una crema al latte all'interno spaccava. Allora, andiamo avanti per 45 grammi a 126 calorie, 2,8 grammi di grassi, 13 grammi di carboidrati, 2,9 grammi di zucchero e 12 grammi di proteine. Io mi trovo strabene con questi pancake a volte la mattina quando non so. Oh, mi scoccio di prepararmi pancake, allora mi mangio una di questo. Vi lascio anche di questo il video perché ho provato tutti gli altri gusti, quindi non ci resta che assaggiare. Mamma mia, raga, è super forte. Ok, ho un po' paura. Assaggiamo. Comunque questa è un'edizione limitata, quindi correte. Ma raga, troppo buono. Ecco, caramello ci sta bene, dai. Mi aspettavo di peggio. Adoro. Ma poi raga, la morbidezza. Adoro questa cosa e chi mi conosce lo sa, io non sono una fan della cannella. Quindi adoro questa cosa che tutti possono provarlo, anche a chi non piace la cannella, a chi non piacciono le cose speziate, perché vi posso assicurare, io che non sono un amante delle spezie natalizie, ma questo è veramente buono. Merita tantissimo, veramente tantissimo. Poi, per dirlo io che non sono una fan, mi aspettavo tipo, dall'odore era molto forte, però alla fine il sapore è molto delicato, mi piace tanto questa cosa perché dà la possibilità comunque a tutti di provarlo. Perché tipo io dico no, vabbè, non mi piace la cannella, mo lo prendo, non lo prendo, invece raga, vi do la mia parola, vi metto io il timbro, prendetelo perché è una chicca che dovete assolutamente provare. Specialmente se siete un amante di questi pancake. Sono rimasta super soddisfatta e non me l'aspettavo per niente. Infatti, avete visto all'inizio, ero super preoccupata. Ok, andiamo avanti sempre. Per quanto riguarda questo marchio, c'è quest'altro pancake. Io arrivo molto 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 in ritardo perché l'hanno provato ormai tutti e io sono l'unica che ancora non l'ho provato. Ed è sempre un protein pancake double chocolate, quindi è una crema al doppio cioccolato. Anche questo sono sue, curiosa di provarlo, eccolo qua. Però la confezione non è bella come l'altra, eh? Per 45 grammi ha 142 calorie, 2,6 grammi di grassi, 14,6 grammi di carboidrati, 2,8 grammi di zucchero e 14 grammi di proteine. Quindi andiamo ad assaggiare il nostro pancake super proteico. Oddio, raga, sa di... Radicchio barra al cioccolato fondente. Anche un po' del dolce che faccio io di solito, proteico fondente. Ma no, che buono! Mamma mia, vediamo il suo interno. Cioè, raga, proprio dark da morire. Eccolo qua, assaggiamo.
Mamma mia, la mia vita questi pancake. Ragazzi, cioccolato fondente. Lo sapete che sembra? Non si sente, cioè si sente il cioccolato fondente, ma lo sapete cosa mi sembra? La bruscina pan di stelle? Cioè, raga, è uguale. No, vabbè, buono. Raga, io mentre vi stavo facendo la recensione sono andata indietro perché meno male che c'era mia sorella, altrimenti io vi recensivo tutto e non stavo registrando. Comunque mi sono fermata alla recensione di questa qua, non mi ricordo neanche cosa vi stavo dicendo, però mi sono fermata quando stavo assaggiando la crema all'interno. Comunque voglio dire che se siete, non siete amanti del cioccolato fondente, ma vi piace molto la bruscina della pan di stelle, quella lì, la bruscina pan di stelle, vi straconsiglio di prenderlo perché sa di quello là, cioè ragazzi, sembra proprio di mangiare quella bruscina. Poi andando avanti, io già vi stavo facendo vedere questo prodottino, ma l'avevo solo assaggiato e vi stavo dando la recensione, che è questo cookie pro, quindi un cookie proteico snack al pistacchio ricoperto di cioccolato fondente. Questo qui ha il 22% di fibre e 21% di proteine, però all'interno c'è sia le proteine di soia che quelle del latte, quindi è un po' un misto. Ecco, eccolo qua, ve lo faccio vedere. E come valori per 13,6 grammi ha 60 calorie, 3,8 grammi di grassi, carboidrati 3,2, zuccheri 0,1, polioli 2,7, fibre 3,1 e proteine 2,8. Si presenta così, molto brutto, e all'interno c'è un po' questo verdino, ma raga, non sa per niente di pistacchio, lo sapete cosa sembra? Non tanto fuori, ma all'interno. Che è comunque Dio Castellammare, quindi un po' di queste parti qua. Non so, penso che l'avete assaggiata, specialmente se sta qualcuno che è di Castellammare. Ci sono proprio i taralli riglassati dolci, quelli là proprio di Castellammare. Io, raga, esco proprio impazzito per quelli là, mi piacciono tantissimo e l'interno sembra quello, però sinceramente, raga, non ve lo consiglio per niente, non ne vale la pena. Perché è tosto e poi non sa di pistacchio, quindi no. E il cioccolato fuori è scadente, è proprio brutto. Quindi andiamo avanti con l'ultimo prodottino che andremo ad assaggiare oggi, che è il Nutrinuts, che è il Peanut Butter Cups. Sarebbe i Reese's però proteico, quindi sarebbe un dupe dei Reese's però formato proteico. Ecco, eccoli qua. Sono molto curiosa di provarli perché sapete che a me i Reese's non mi fanno impazzire proprio per il peanut butter al suo interno, che non lo so, raga, ultimamente non mi dice più niente. Prima sì, mi piaceva, ma preferisco di più quello che faccio io. Infatti di solito quando faccio la recensione di quelli dico, sono meglio che la cavacci. Allora, questo qui vi dico i valori, ve lo faccio rivedere, questa confezione gialla mi fa impazzire. Ovviamente Reese's è arancione e loro giallo, devono fare un po' di scena, di colori un po' forti. Allora, per 42 grammi ha 221 calorie, 15 grammi di grassi, quindi ha comunque grassi abbastanza alti, ma stiamo parlando comunque di cioccolato. Penso cioccolato normale, sì, penso proprio di cioccolato e burro d'arachidi, quindi automaticamente i grassi salgono. Poi carboidrati 10 grammi, zuccheri 6 e proteine 12. Quindi vediamo un po' se ne vale la pena. Ragazzi, si presenta. Uno è più piccolo e uno è più grande, vabbè. Eccole qua, molto più piccoli rispetto ai Reese's. Oddio. Assaggiamo. Eccoli qua. Allora, raga, questi somigliano molto ai Reese's che faccio io, quindi per me superano proprio i Reese's originali, quindi ciao! Cioè, ragazzi, sono proprio buoni. Questo sa proprio di peanut butter e cioccolato. Ah, adoro. No, raga, questi sono una bomba. Mi piacciono perché all'interno il burro d'arachidi si sente proprio di burro d'arachidi. Si sente il cioccolato fuori, ma
quello che prevale di più è proprio il burro d'arachidi. Buoni raga, poi sono proteici, quindi quando avete sempre voglia, madonna, mi mangiasse proprio un bel risis, ci sono loro che vi salvano la vita. No, perché loro sono più salutari dei risis, assolutamente no. Quindi io parlo sempre per chi a volte ha quei sensi di colpa, vabbè, ma il risis, quello c'ha un sacco di calorie, questo invece un po' di meno, quindi io vi parlo sempre in base a questo. Però devo dire che raga, ci hanno azzeccato proprio, e poi ragazzi, sbagliamo un prodotto proteico così abbastanza banale, no. Quindi per me ha vinto lui, ha vinto assolutamente lui. Io spero che anche questo video assaggio vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Fatemi sapere se voi avete provato qualche prodottino, eh. Aspetto le vostre recensioni. Ciao!